Buonasera, bentrovati con il notiziario di prealpina.it che apriamo con la tragedia avvenuta oggi a Varese in via Menotti, dove un uomo di 40 anni, ex avvocato, ha ucciso l'ex suocero e ferito l'ex moglie. Il servizio è di Massimiliano Martini, che ha seguito per noi sul posto la vicenda. Le immagini sono di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Ha aspettato l'ex moglie sotto il suo ufficio a Varese per aggredirla con un coltello, poi se l'è presa anche con il padre della donna, intervenuto per difenderla. A fare le spese dell'agguato in via Menotti è Fabio Limido, geologo di 71 anni, morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del circolo. Sua figlia Lavinia, 37 anni, ferita al volto, è stata operata d'urgenza ed è in prognosi riservata, ma fortunatamente fuori pericolo. L'aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, ex avvocato, è stato subito arrestato dai poliziotti della squadra volante con le accuse di omicidio e tentato omicidio. All'arrivo degli agenti non ha posto resistenza, appoggiato il coltello a terra e si è fatto ammanettare. È successo alle 12.40 di oggi a Casbena, a due passi dal santuario della Schirennetta. Manfrinati aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia della madre di suo figlio, emesso dal GIP dopo una denuncia per stalking, denuncia che aveva portato al suo rinvio a giudizio. La prossima udienza è in calendario tra un mese in tribunale a Varese. E sempre a proposito di questa vicenda, vediamo le immagini dell'aggressore mentre viene portato via dalla polizia. Il servizio sempre di Massimiliano Martini, immagini di Angelo Puricelli. E mentre la pattuglia della squadra volante lo portava via verso la questura, Marco Manfrinati si è rivolto alla vedova di Limido, Marta Criscuolo, che disperata attendeva sulla strada notizie sulla sorte di suo marito e di sua figlia. «Ciao, ciao!» le ha urlato attraverso il finestrino dell'auto della polizia e dopo alcuni insulti l'ha irrisa. «Come sta tuo marito?» Parole seguite dalla reazione indignata dei presenti. «Assassino, buttate la chiave!» ha gridato la gente. «Ma la chiave? Ma veramente? Angelo, Angelo!» «Io l'ho visto!» «Ingraziato, maledetto, assassino!» E ora parliamo di un'altra tragedia, quella che è costata sabato la vita a Francesco Ferrazzo, 44 anni, padre di famiglia, è rimasto vittima di un incidente stradale lungo l'ex provinciale che collega Luino a Cremenaga e oggi è stato arrestato dalla polizia locale di Luino il conducente della Volkswagen Golf che ha provocato lo scontro mortale. Dalle immagini è emerso che l'uomo, un quarantenne del posto, guidava in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. Massi caduti sui binari a Domodossola e sempre massi precipitati sulla strada a Macugnaga. Due tragedie sfiorate. Ci racconta tutto Marco De Ambrosis. Un grosso masso che cade dalla masticciata e colpisce la locomotiva e il treno deraglia. Tragedia sfiorata domenica pomeriggio in Ossola per un incidente ferroviario avvenuto alle porte di Domodossola. Un treno svizzero della società ferroviaria BLS che proveniva da Domodossola non è riuscito a evitare l'impatto ed è deragliato. Il masso, a seguito dell'impatto con il convoglio, ha sfondato il muro di contenimento ed è scivolato a valle della ferrovia in un'area ricreativa di Preglia. Per fortuna in quell'istante non era presente nessuno. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza a circa 150 passeggeri evacuati dal treno e accompagnati su altri convogli. La linea internazionale è rimasta chiusa per ore, oggi ripristinata ma per i soli treni intercity. E si è rischiato grosso anche in tarda serata, sempre domenica, per una frana caduta lungo la strada che porta a Macugnaga, precisamente a Pestarena. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ai tecnici dell'ANAS. Terminate le operazioni di pulizia, la strada è stata poi riaperta al transito. Spostiamoci a Varese, vediamo l'appello lanciato per il restauro del crocifisso che è precipitato all'interno della chiesa Colbe di Varese. Il servizio è di Barbara Zanetti. Appello e raccolta fondi per un evento del tutto particolare. Un crocifisso della metà del Cinquecento è infatti precipitato e si è rotto in vari pezzi. È avvenuto il giovedì santo nella chiesa San Massimiliano Colbe di Viale Agugiari. La statua si è spezzata in vari punti e anche rovinata. E ora i fedeli della chiesa di Viale Agugiari e chiunque apprezzi le opere d'arte possono contribuire alla spesa del restauro.
Mauro affinché il crocifisso ritorni a campeggiare sopra l'altare. L'annuncio della raccolta fondi è stata data da Don Marco Paleari, il parroco, durante le messe. Il preventivo dell'intervento è di circa 7.500 euro. La statua lignea è caduta in seguito alla movimentazione fatta per i riti della Pasqua. Il cavo d'acciaio attaccato al berricello si è infatti spezzato e la statua lignea è precipitata a terra. E ora parliamo di quanto di violento sta avvenendo in questa campagna elettorale. Minacce di morte sui manifesti dell'europarlamentare di Busto Arsizio, Isabella Tovaglieri, e aggressione a Pavia ai danni di un giovane varesino di Sinistra Italiana. Il servizio è di Luca Spriano. La lunga campagna elettorale verso le elezioni europee e amministrative si macchia di episodi a dir poco sconcertanti. Nello scorso fine settimana due esponenti di Sinistra Italiana, il segretario provinciale pavese Luca Testoni e il varesino Lorenzo Colombo, sono stati aggrediti a Pavia da due persone, una delle quali si è autodefinita fascista. Testoni e Colombo sono stati colpiti da pugni e hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. A Saronno invece i manifesti elettorali dell'europarlamentare di Busto Arsizio, Isabella Tovaglieri, candidata alle prossime europee per la Lega, sono stati stracciati e imbrattati con scritte insultanti e auspici di morte. Tovaglieri era già stata vittima nel febbraio scorso di minacce di morte su Facebook. Torna nel centro di Varese la distribuzione del kit per la raccolta differenziata. Il servizio è di Fabio Pellago. Ultima chiamata per i sacchi della raccolta differenziata in centro a Varese. Da oggi e fino al 19 maggio è attivo un punto di distribuzione straordinario in piazza Montegrappa per tutti i cittadini che non hanno ancora ritirato i nuovi kit. La consegna sarà attiva tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13. Per ricevere i sacchi previsti dalla tipologia della propria utenza sarà necessario mostrare agli addetti la tessera sanitaria col codice fiscale. Al termine della distribuzione straordinaria, il 20 maggio, tornerà possibile il ritiro del kit nella piattaforma di Via dell'Ecologia. E ora passiamo la linea al nostro direttore Silvestro Pascarella per le anticipazioni delle notizie che troverete sul giornale in edicola domani. È un giornale molto ricco quello in edicola domani e abbiamo tre pagine sull'omicidio di Varese. Poi c'è la politica con l'incontro di Tradate di presentazione del nuovo libro di Matteo Salvini, un approfondimento di Guido Gentili sull'autonomia differenziata, una pagina dedicata ai frontalieri, molto importante, e sulla nuova tassazione. Di sport abbiamo la tappa del Giro d'Italia e, per concludere, come sempre al martedì, l'inserto dei tribunali sulle aste immobiliari. E chiudiamo con lo sport: basket, Varese vittoriosa a Pistoia nell'ultima giornata di campionato, un successo che lascia in eredità qualche rimpianto. Il servizio di Giuseppe Sciascia. Varese chiude col sorriso la sua annata in chiaroscuro con una serata da record per Davide Moretti e Skylar Spencer. Il netto successo esterno a Pistoia, con cui l'Open John Metis termina il cammino della stagione 2023-24, sancisce il record in Serie A per il playmaker figlio d'arte d'ex di turno, 30 punti con 6-9 da 3, chiudendo da protagonista dopo l'espulsione inizio del quarto quarto di Nico Mannion, e con lo storico record personale del pivot ex Trieste, che si iscrive nel club dei record della società con i suoi 23 rimbalzi, migliorando un record di Corny Thompson che durava da quasi 40 anni. Eppure Varese, nonostante la vittoria, scivola indietro una posizione nella classifica finale della Serie A. 14° posto, appena sopra la zona di retrocessione, pur mai rischiata in maniera concreta, con 4 punti di vantaggio in virtù della differenza canestri, negativa nella riva 4 con Cremona, Scafati e Treviso. Complicherà le velleità europee dell'Open John Metis in chiave futura. Ci sono i buoni uffici di scuola per
parare il colpo in tal senso. Domani, martedì 7 maggio, il saluto alla squadra alle 19 a Caffè Broletto. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento col TG di domani alla stessa ora.